io recito le poesie la notte di Natale, va bene? Con questa intonazione? Sì, con l'intonazione pugliese, ti va bene? Noi abbiamo dato agli altri tuoi colleghi domande che non potevano fare, perché le fanno tutte. Abbiamo messo... Non diciamole a lui. Però vediamo... te non te le diciamo, vediamo se cadi dentro. I nostri collaboratori che sono dietro le quinte sanno quali sono le tre domande da non fare. Io mi ricordo, guardavo i film con Cristiano Comodoni quando ero bambino. Sì, sì, e io già sapevo che Fausto Brizzi era un regista in declino quando era appena nata. Quando ti ha scelto? Stava, quando era 95 anni. Vedendo che ti sceglievo, hai detto questo mi sa che è in declino. No, ma non è che eri in declino come regista, eri in declino come età, perché quando io ero nata tu avevi già 95 anni. Senti, stupidella, ci vorrebbero intervistare chi? Questo signore. Siamo sul spettacolo, che spettacolo. Ah, che spettacolo. No, ciao a tutti. Ciao. Spettacolo, che spettacolo. Che spettacolo, esatto. No, che spettacolo avere Fausto Brizzi e Cristiano Capodonti per la terza volta a un film insieme. Gli altri due sono venuti bene. Com'è interpretare una bionda? Biondi, guarda che è difficile interpretare la bionda. La bionda quella così viene molto sbandita, facile, insomma, mi viene molto, molto sono facile. Bionda dentro, ecco, diciamo. Questo Natale siete tutti invitati a passare le feste con la più divertente famiglia allargata che vi sia mai capitato di incontrare. Sarà un Natale speciale, pieno di gioia, di amore, di regali, ma soprattutto pieno di quella cosa meravigliosa che non ci abbandona mai per tutta la vita. I parenti. Sì, in questo caso un po' appunto una bionda così svampita, cioè una che non si rende conto di alcune cose, vive un po' in un suo mondo, però insomma viene anche così presa da una strana, c'è un nuovo fidanzato, quindi lei è tutta convinta che questo sia l'uomo, quello giusto, dopo vari tentativi fallimentari invece... 42? Poi... Hai notato, c'è stato questo. Sì, infatti, però è così, è un po' un modo di, così, di divertirsi, di essere una fidanzata che non capisce niente. Insomma, però, no, adesso non offendiamo le bionde, no. Perché così nell'immaginario comune, lo sei bionda. Ecco, nell'immaginario comune. Un certo tipo di bionda fra le nuvole, questa ho interpretato insieme a Claudio Bisio, il mio compagno di disavventure con questi due figli pestiferi. Tra l'altro in altri film ho fatto personaggi diversi, meno teneri, anzi forse è la prima volta che faccio un personaggio così, io dico tenero, sfigato potevo dire, ma davanti a giornalisti veri, non come lui, non mi sono permesso di dire certo, la parola giusto, sfigato. Giusto. Nel senso che è un maestro elementare che crede nel lavoro che fa, ama i bambini. Cioè sfigato cosa vorrebbe dire? Che è sfortunato, cioè che... Ah, in perché senso. No, per proprio la frase. Sfortunato perché ama questa Claudia Gerini, e già lì non si capisce perché uno debba amare una come Claudia, però sa, cinematografica nel film. Esatto, proprio fosse proprio per quello, lui è uno è di una certa età, perché non sono un ventenne. Beh, certo, no. Dimostro no, cioè, la mia età, è un quarantenne andato a male. Lei fino alla fine non capisce, poi finalmente quando gli spiegano tutto quello che c'è dietro a queste gaffe, a queste figuracce, perdonerà il suo Domenico. E lui è Domenico, il mio nuovo fidanzato, mia madre. Lei che problemi ha? A parte quelli estetici. Noi siamo una famiglia all'interno della quale ad un certo punto a Natale io voglio far conoscere ai miei genitori il mio nuovo fidanzato Raul Bova, che oltre ad essere una sorpresa perché non l'hanno conosciuto, è una sorpresa perché è un ragazzo diversamente abile, però io i miei genitori non li ho preparati dicendo Francesco, il mio nuovo fidanzato, quindi è veramente una sorpresa. La mia mamma e il mio papà, Francesco. Giulio, il papà. Francesco non ha il braccio destro, ha avuto un incidente, una protesi. Vabbè, sono Giulio, il papà. Veramente ho perso anche il sinistro. Devo dire che è stata una scommessa dello sceneggiatore, del regista e anche un po' nostra di tutti quanti, perché comunque il personaggio interagiva con una serie di personaggi, di attori come Diego Abbatantuono e Cristiana Capotondi, dove c'era una insomma interazione molto importante. Io vivevo anche un po' di riflesso della recitazione degli altri, quindi devo dire che sì, che è stato abbastanza
interessante interpretarlo. Io sarei Antonio, sono il fratello postdatato. Mi hanno detto che sei maestro di scuola elementare. Esatto, e tu? No, io no. Posteggiatore. Abusivo. No, abusivo. È un personaggio calzante, molto calzante. Ma perché è rocambolesco? Perché tutti mi hanno detto, trovi un aggettivo. Tu hai voluto fare lo stravagante. No, perché era bello il tuo tenero. Rocambolesco? Rocambolle. Chi era Rocambolle? Era uno da cui deriva il termine rocambolesco. Certo, è uno un famoso ladro gentiluomo. Ah, vedi? Cazzo, io so che è già la quinta volta oggi. Ogni volta lo so. Una scoperta. Veramente? Beh, la scoperta per lui, ma la scoperta è per me, che lui addirittura si è arrivato al punto di riuscire a fare domande interessanti. Comunque, ma lo spettatore queste cose non le sapeva. Vabbè, spettacolo, che spettacolo! Che c'è? Mamma è nostra e tu devi sparire. Io amo i bambini, non li strangolo. No, no, non li strangolo. Continuano a capire il rocambolesco qui. Cioè, beh, rocambolesco perché lui è rocambolesco. Non è rocambolesco questo. Sì, il tenero che aveva la faccia da pirla. Io faccio la faccia da tenero. Tu hai la faccia da pirla perché non da tenero. Fai rocambolesco e io faccio tenero. Vedi, sono due di Viareggio, il carnevale di Viareggio, il carro del rocambolesco, il carro il del tenero rocambolesco. Un brindisi. Ma perché non rimaniamo qua? Facciamo un bel mercante in fiera, un 7:30. Lo squilibrato saltella, chiamiamo il 118. Com'è nata l'idea di Indovina chi viene a Natale? È nata l'anno scorso durante un Natale con la mia famiglia perché mi sono accorto che lo stavo passando con degli sconosciuti, c'erano i miei genitori, gli unici che conoscevo, insomma, e poi mia sorella aveva portato uno sconosciuto, un signore tedesco sposato peraltro in Germania, una zia che aveva portato un nuovo marito con due bambini molto antipatici e che per fortuna nel frattempo si sono lasciati, quindi non li ritroverò a Natale, ciao zia, e quindi stavo passando il Natale con degli sconosciuti. Ho pensato che questa è la nuova frontiera del Natale, cioè che le famiglie allargate ci spingono a non avere più sicurezze, e ho fatto un ragionamento, ho messo insieme una super famiglia allargata. Vuoi sposarmi? Sì! Fausto, sì, mi ha sempre proposto poi dei ruoli interessanti, ormai ci capiamo, perché poi è abbastanza ermetico come modo di dirigere, perché non dice mai troppo, no? Non si capisce mai, è uno abbastanza English, perché non si capisce quello che pensa, è sempre così difficile scorgere le emozioni. Gli è piaciuto tantissimo, gli è piaciuto poco, però piano piano ho imparato a conoscerlo, c'è molta fiducia, mi fido di lui e quindi ha sempre questo modo di scrivere, questa comicità. In questo caso abbiamo messo la sensualità, il romanticismo, insomma costruisce sempre già in scrittura personaggi abbastanza completi, per cui mi fa piacere lavorare con Fausto. Si aspetta anche Fausto. Proposizioni, no? Da parte degli attori, questa è una cosa molto interessante perché alcuni registi ti dicono esattamente come vogliono la scena, mentre invece lui ti lascia spazio anche come attore alla tua interpretazione, al tuo istinto. E invece il vostro rapporto con Brizzi com'è stato? Beh, allora, io me ne vado. Ciao. Tu rimani. No, è rocambolesco. È tenero, posso dire io. Dal mio perché punto di vista. Lui annaspa, cerca tutte le volte di fare il giusto. Prova, insomma, lui cosa fa? Lui scrive un copione. Con degli altri. Con degli altri. E poi ti dice, però adesso mettiamoci qualcosa, e tu metti aggiungi delle cose. Tra l'altro poi, come ho ancora detto, che spettacolo ragazzi, spettacolo, che spettacolo. Il copione aveva dato per ultimo, quindi ognuno aveva già fatto le sue modifiche. Io, in grande educazione, ho fatto delle mie modifiche. Con grande educazione? Senza, in grande. È un modo diverso. In grande educazione. Alcunché, voglio metterne un butto lì, un alcunché. Tra l'altro, ho fatto delle modifiche senza modificare minimamente quello che gli altri avevano modificato a loro volta. Quindi modifiche educate. Però poi lui toglieva quello che aveva messo gli altri, e quindi la mia roba rimaneva lì così un po'. Cioè si sta lamentando, è il protagonista del film, si sta lamentando. Ma non mi sto lamentando, ma mio Dio, che ma spettacolo. Mio Dio, che spettacolo. I Maori sono già 2000 anni che fanno questo massaggio. Sarebbe anche ora di smettere. Avrei una proposta da farvi. Ti arrendi? No. Te ne vai? No. Sbrigati, per favore, me la sto facendo sotto. No. Che Natale di merda. A tutti gli amici di Spettacolo che Spettacolo. Il 19 dicembre
esce Indovina chi viene a Natale. Vi aspettiamo numerosi al con cinema. Con il panettone. E col fiocco, ci siamo anche noi due. Vi aspettiamo. A dare i panettoni. Amici di Spettacolo che Spettacolo, intanto buon Natale e buona visione di Indovina chi viene a Natale. Dal 19 dicembre siamo nelle sale e noi saremo a presidio fisso di tutte le sale italiane. Tutte le casse quindi... delle sale, esatto. Così noi sbigliettiamo. Noi sbigliettiamo. Spettacolo che spettacolo! Dovete tutti quelli che guardano che spettacolo, spettacolo. Chi non lo vede come fa a sentire il messaggio? Lo sente però, vedi che non vedete. Spettacolo, però. Che spettacolo, il 19 dicembre in sala. In multicinema. In 650 cinema, quindi è quasi impossibile non caderci dentro. Provateci, indovina chi viene a Natale. Indovina. Con Diego. E Claudio. E qualcun altro. E Raul. E Angela. E Claudio, Angela. E Claudio. Cristiana. E sti cazzi. E tutti gli altri. E la Rosalia, Carlo Pucci Rosso, Gigi Proietti, Isa Parazzizza e molti altri. Indovina chi viene a Natale, dal 19 dicembre al cinema.